Allora, noi ci occupiamo da sempre di informazione medica e di creare cultura attraverso l'informazione di quanto sia importante poter intervenire sul danno a livello cellulare. Pensate solo alla carenza di ossigeno, quanto sia fondamentale, quando ricopra un ruolo fondamentale per la produzione di energia a livello mitocondriale. Noi sappiamo che mangiamo per produrre ossigeno e idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno per produrre energia a livello mitocondriale. Ma cosa mangiamo e cosa respiriamo? Ecco, pensate, farsi una domanda di questo tipo e poi riproporla ad un paziente. Non viviamo più in un ambiente come 200-300 anni fa. Quindi migliorare l'anamnesi del paziente e avere una tecnologia che ci permetta di conoscere quali sono i fattori che interferiscono con la salute del paziente è fondamentale oggi per un medico, perché il paziente non è quello che pensiamo noi, certo, con la nostra esperienza, la clinica, ma è anche quello di cui lui ha bisogno. Quali sono i danni da campi elettromagnetici? Quali sono le radiazioni? Quali sono le interferenze dall'aria che respiro, l'inquinamento, gli additivi alimentari? Questo è fondamentale. E quali sono le carenze nutrizionali? Non quelle classiche. Perché se prevenire è meglio che curare, noi dobbiamo intervenire prima che questo diventi un problema. Ed ecco la tecnologia S-Drive a disposizione del medico per migliorare l'anamnesi del paziente, conoscere i danni da campi elettromagnetici, i danni da inquinamento, le carenze nutrizionali e soprattutto intervenire sul sistema immunitario, il sistema gastrointestinale e il sistema cardiocircolatorio. Non è un test per fare diagnosi di malattia, è un test per aiutare l'anamnesi del paziente, sul paziente. E il medico oggi penso che può essere ancora più consapevole e aumentare la responsabilità dei pazienti a prendersi a cuore della propria salute. Tutto questo lo potete trovare sul nostro portale www.segualbenitalia.it.